dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli. Su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Il Signore del popolo farà scomparire da tutta la terra poiché il Signore ha parlato. E sì, dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si posterà su questo monte. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Saluto tutti con gioia e vi accolgo in questa chiesa nel giorno in cui festeggiate la vostra patrona, la vostra collettrice, Santa Barbara, Vergine e Martire. Vergine, cioè tutta consacrata al Signore, e martire proprio perché non ha voluto in nessun modo rinunziare alla propria fede, neanche quando il padre tentava in tutti i modi di dissuaderla. La virginità è il consacrarsi tutto al Signore. La virginità, prima ancora che essere una caratteristica fisica, è una caratteristica del cuore di ogni cristiano. Un cristiano che ha scoperto che Cristo può passare alla propria vita, vive tutto consacrato a Dio. E anche oggi ci sono coloro che fanno il voto di virginità, cioè di totale consacrazione a Dio. E anche oggi, per grazia di Dio, esistono i martiri. La virginità e la santità del martirio vanno tante volte di pari passo. Hanno scoperto che Cristo può passare alla propria vita e si consacrano a Lui per tutta la vita e per Lui sono disposti a dare la vita, pur di non rinnegare questa loro appartenenza a Cristo. Santa Barbara, appunto, era talmente innamorata di Cristo Signore che si consacrò tutta a Lui e per Lui, per testimoniare la propria fede in Dio Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, non esitò a dare la vita. Sintesi, questa è la figura di Santa Barbara, come di tanti altri santi degli inizi del cristianesimo, Santa Caterina d'Alessandria e via di Santa Lucia, sono tutte vergini e martiri
cioè tutte quante che per amore verso Cristo, non per egoismo, no, per amore verso Cristo, a cui si erano consacrate e hanno saputo dare perfino la propria vita. Questo cosa vuol dire? Che questo vuol dire che vale, non vale tanto questa vita, ma vale il motivo per cui la si spende questa vita. Non vale tanto il vivere 50, 60, 100 anni anche, ma vale il motivo per cui si vive, e per questo motivo sono diventate sante, cioè capaci di essere di esempio anche a noi. Anche a noi oggi viene chiesta la stessa disponibilità verso il Signore, perché abbiamo scoperto la bellezza di appartenergli, e si rende necessaria anche la capacità del martirio. Chissà se il Signore ci chiederà la capacità del martirio fisico, ma certamente c'è l'urgenza anche per noi cristiani di oggi di saper testimoniare Cristo in tutte le circostanze della vita. Santa Barbara allora ci è di esempio nel nostro appartenere a Cristo Signore, e ci è di esempio nel dare tutto noi stessi pur di non venire meno alla nostra testimonianza di fronte al mondo. Impegniamoci ad essere cristiani così come è stata Santa Barbara, impegniamoci a testimoniare Cristo in tutte le circostanze della nostra vita. Santa Barbara protegga tutti voi nell'adempiere il vostro compito, a nostro favore, il nostro vantaggio, e vi dia la gioia di custodire la vostra fede sempre ad ogni costo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore ricevrà il vostro sacrificio. Permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto particolare, il mio personale ringraziamento per l'ospitalità a Don Biagio, in rappresentanza di tutta la comunità sacerdotale di Maratea, che non manca mai di essere presente in ogni momento di condivisione religiosa. Un cordiale saluto e un ringraziamento al signor sindaco di Maratea e a voi tutti, rappresentanti civili e militari intervenuti. Grazie per essere oggi qui. La vostra presenza è segno tangibile della vicinanza alla nostra forza armata. A noi tutti, della Marina Militare, della Guardia Costiera, ai marinai d'Italia, al personale in servizio in congedo e alle nostre famiglie, invece, formulo i più sinceri auguri nel giorno in cui festeggiamo la Santa che subì il martirio dal suo stesso padre e che divenne la protettrice della nostra forza armata. Il giorno di Santa Barbara rappresenta un momento di unione e aggregazione che alimenta il nostro senso di appartenenza alla stessa fede, alla stessa forza armata, allo Stato. L'anno scorso, in questa stessa situazione, mi trovai a parlare della Santa Barbara quale occasione che dovrebbe ricordare l'appartenenza alla stessa famiglia, soprattutto per chi spesso si trova lontano dai propri cari e vorrebbe riconoscere nei propri colleghi e nella propria realtà lavorativa quella vicinanza e quei valori che solo a casa si possono trovare. Oggi, a distanza di un anno, nel corso del mio secondo anno di comando, sono qui a ringraziare tutti coloro che a oggi fanno parte della mia squadra di circomare Maratea, e a tutti i colleghi ed amici degli uffici locali marittimi di Praia a Mare, di Scalea e di Diamante.
Grazie a tutti per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti per avermi fatto sentire in famiglia. Grazie per avermi assicurato quella vicinanza che mi ha permesso di condurre l'azione di comando in piena serenità, nonostante le apprensioni che dall'incarico di responsabilità spesso comporta. Anche quest'anno è una Santa Barbara un po' particolare. Stiamo attraversando un periodo anomalo che ci ha portato a dover rinunciare alla sede storica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea e ci continua a vedere collocati in una struttura lontana dal porto, in spazi ristretti, con scrivanie e computer non sufficienti per tutti. Una situazione questa che si protrae ormai da molti mesi. Eppure noi abbiamo dimostrato di andare avanti con spirito di sacrificio, con abnegazione e con volontà di andare oltre le difficoltà. Abbiamo dimostrato in primis a noi stessi di saper raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E i risultati dell'operazione Mare Sicuro 2019 della scorsa estate sono stati la prova tangibile di come le caserme e gli uffici, così come ho detto l'anno scorso, sono fatti dagli uomini e le donne che ci vivono all'interno, indipendentemente dalle problematiche e dalle ristrettezze logistiche. Permettetemi nuovamente di ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato finora, per il lavoro che hanno svolto e per aver continuato a svolgere la loro missione a testa alta, con dedizione e professionalità, anche in questo periodo di transizione. Un ringraziamento anche al personale degli uffici locali marittimi di Praia a Mare, Scalea e Diamante. A voi un grazie particolare per la presenza e il lavoro svolto nei territori di vostra competenza e per portare completamente lustro a questo circomare con il peso del vostro operato. Concludo augurando a tutti una buona Santa Barbara, che la nostra protettrice renda serene le nostre vite e ci aiuti a percorrere con serenità tutte le sfide che ci troveremo davanti. Ancora grazie e auguri a tutti. La parola al signor Sindaco. Vorrei esprimere a nome mio, dell'amministrazione comunale e del pertanto il sentimento dell'intera comunità di Maratea, gli auguri per la festa di Santa Barbara all'Ufficio Circondariale Marittimo attraverso il suo comandante che è qui presente. Festeggiamo insieme a voi questa giornata ed esprimiamo contemporaneamente la gratitudine della comunità che io rappresento per il vostro lavoro, per il rispetto del codice della navigazione, per tutto quello che voi fate in mare a supporto, a sostegno della sicurezza delle persone che in mare vi abitano e si muovono in mare, e quindi anche dei nostri turisti. Noi siamo qui anche a rappresentare l'impegno di questa comunità e a sostenere lo sforzo che questo ufficio circondariale marittimo sta facendo con risultati apprezzabili e noti a tutti. Quindi il nostro impegno, l'impegno del Comune di Maratea a sostenere gli sforzi perché voi avete presto una soluzione transitoria rispetto agli uffici e poi una soluzione definitiva sarà completo e totale nel rispetto dell'arma che voi rappresentate e del lavoro che fate continuamente e l'interesse di tutti. Grazie e buona festa a tutti. Esprimo il mio ringraziamento e saluto al comandante del porto di Maratea, il signor Vitangi Antonio, come saluto ugualmente il comandante della stazione dei Carabinieri e il comandante della Polizia Municipale. A questi saluti permettetemi di aggiungere i miei più cordiali auguri per la festa di Santa Barbara, perché no, anche per la festa, per le feste del Santo Natale. Auguri e grazie a tutti quanti voi per l'opera che svolgete a nostro vantaggio, a nostro favore. Grazie. Riceviamo adesso la benedizione, poi ascolteremo un canto alla Madonna. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
la messa è finita, andate in pace. Vediamo, grazie, Signore.